Cello è l'undicesimo cortometraggio della serie Body and Sound, che ho realizzato con la collaborazione di Alessandra Doninelli al violoncello, che interpreta la sonata per violoncello solo di Zoltán Kodály, opera numero 8, un brano molto impegnativo. È stato abbastanza complesso individuare il brano giusto per questo lavoro e la scelta comunque è andata su una soluzione sicuramente interessante, ma anche complessa. È un brano molto lungo perché dura oltre 9 minuti e questo ha impegnato molto la musicista, l'ha in qualche modo costretta a studiare intensamente non soltanto l'interpretazione, che comunque è impeccabile, del brano, ma tutta la parte relativa alla gestualità, alla relazione con lo strumento, che è centrale all'interno di questo progetto Body and Sound. Quindi realizzare questo cortometraggio è stato impegnativo perché nella sceneggiatura che ho scritto ho dovuto prevedere diversi movimenti, diversi cambi di situazione che mi permettessero di esplorare tutto ciò che era significativo dal punto di vista della relazione fra la musicista e il suo strumento musicale. La cosa più significativa che ritengo utile sottolineare è stata la modalità con cui ho ripreso le corde del violoncello. Vedere queste corde che si muovono con un movimento ondulatorio molto molto ampio, realizzato grazie ad un uso spregiudicato dello shuttle della macchina da presa, mi ha permesso di proporre una suggestione che mi affascinava, cioè andare a individuare un dialogo fra la vibrazione delle corde dello strumento e la vibrazione delle emozioni della musicista. Questo aspetto è diventato centrale in questo lavoro. Alessandra ha compreso perfettamente qual è il senso di questa operazione e credo che questo possa essere un buon motivo per guardare alcune scene di questo lavoro. Ritengo opportuno sottolineare che la registrazione audio, ancora una volta, è a cura di Dario Ravelli, un ottimo tecnico del suono. Thank you.